prima di addentrarci nel derby, in quello che sarà il derby, volevamo sapere subito, abbiamo visto un po' le prove, insomma, questa partitina, abbiamo visto anche tanti assenti, ci dare un po' sulle situazioni, e abbiamo visto purtroppo anche Ciciletti fermarsi. Sì, Ciciletti si è fermato, adesso dobbiamo valutare un attimino cosa ha avuto. Per quanto riguarda gli altri, abbiamo tenuto fuori Mushai precauzionalmente, D'Alessandro ai postumi di una contusione della gara di giocata con il Torino, Irnello ha un'infiammazione al tendine roturo che si portava dietro e abbiamo prima voluto vedere l'entità e poi anche lui tenerlo un attimino fermo e precauzionale, sta svolgendo un lavoro di tonificazione muscolare appunto della gamba interessata. Lazzaro ha avuto fastidio al tallone, è iniziato il riscaldamento, lo vedevo non correre bene, anche lui l'ho fermato, è venuto un leggero fastidio alla caviglia, ma comunque sono un giocatore che ha, insomma, che ha lavoro addosso, c'è minutaggio, quindi anche lui è stato fermo precauzionalmente. Costa è ancora un pochettino dietro al problema che ha avuto, sicuramente per le prime due partite non dovrebbe essere disponibile, contiamo di provare a recuperarlo per la terza. Va bene, mister. Ciao. Andiamo subito, addentriamo subito al discorso tecnico-tattico. Una squadra come il Napoli da affrontare, insomma, necessita anche di grande corsa per tutti i 90 minuti, però al di là di questo aspetto, quali altri poi sfaccettature potrebbero in qualche modo, ecco, servire per contrastare una squadra che in casa, insomma, a volte è un culo complesso? Sulle qualità di gioco del Napoli non ti deve esprimersi, è chiaro che è una squadra complicata, difficile, una squadra che ha il dominio del gioco, spesso ha questa ricerca costante della palla in verticale che sono veramente bravi ad attuarla. Io credo che la partita che deve fare il Benevento è una partita comunque di coraggio, una partita che deve cercare di mettere all'interno della gara grande attenzione, ma anche grande intensità, perché credo che i valori che noi dobbiamo mettere sul campo in questa gara sono questi: attenzione, cercare di ridurre al minimo per le potenzialità offensive che sono enormi, più che altro perché hanno diverse soluzioni, ecco, però ci stiamo lavorando. Ma la cosa importante è, sappiamo che è una partita difficile, ma dobbiamo andare con lo spirito proprio di chi devono affrontare con il più giusto. Salve mister, sì. Lei domenica sera ha chiesto un po' a tutti di non perdere l'entusiasmo ai tifosi e chiaramente ha detto che lo avrebbe precisato anche con i suoi giocatori. Ora arriva il derby, una partita sentita, il Benevento ci arriva con una classifica che piange, quindi sente nei suoi giocatori questa pressione oppure avranno la testa libera? No, io non sono abituato a far vedere ai miei giocatori le cose che funzionano e lavorare su quello che non sta funzionando. Questa gara che abbiamo giocato, il Benevento ha giocato alla pari se non addirittura qualcosa sopra con i diretti avversari.
non sono state sufficienti per prendere il risultato, questa è la realtà. L'abbiamo guardata, l'abbiamo rivista, abbiamo anche capito gli errori che stiamo commettendo, che non sono tanti. Ci manca, come ho detto, di trovare proprio anche la convinzione quando siamo negli ultimi metri, perché abbiamo sciupato tante situazioni con un pizzico più di concretezza e di attenzione. Questa squadra trova poi la strada giusta per fare i punti, che è quello che in questo momento ci sta mancando, ma credo che sia l'attenzione di tutti. Questo. Si dice che il Napoli si fa molto con le piccole, secondo lei è un luogo comune, e poi soprattutto se è vero, perché le piccole tendono a chiudersi, perché il Benevento come gioco non è una squadra che si chiude, anzi è una che affronta le avversarie a viso aperto. Ma credo che dove staremo dipenderà molto da noi, dal tipo di pressione che riusciamo a portare, da come riusciamo a rimanere vicini nelle distanze, nei reparti. Sicuramente non andiamo per fare una partita assolutamente difensiva, perché non sta nella nostra filosofia, non è certo perché incontriamo il Napoli dobbiamo cambiare quello che noi vogliamo, quello cui noi crediamo. È chiaro che sarà un bel evento che vuole provare a fare risultato, e come ho detto prima, ridurre al minimo quelle che sono le loro potenzialità, cercando anche di sfruttare quelle che sono le nostre. Ma non sarà facile, ma questo è proprio, sono proprio queste partite che hanno la bellezza di andare a misurarti contro dei grandi campioni che stanno facendo un calcio straordinario, ma dobbiamo trovare la sfida nella partita, ancora di più, al di là dei punti della classifica, proprio anche della misura di cosa può fare il Benevento in questa partita. Mister, buonasera. Benevento va verso una settimana dall'altissimo quoziente di difficoltà, però dall'altra parte anche in vista del turno intrasettimanale, i sei impegni di coppa di due degli avversari del Benevento, questo può essere una variante, diciamo, che sposta leggermente gli equilibri, e se lei anche per domenica farà dei ragionamenti in ottica, diciamo, di questi impegni ravvicinati, oppure se ragionerà, diciamo, volta per volta, step by step. Anche in misura rispetto all'avversario, che fa un gioco differente sulle due fasce, e quindi se potrebbero esserci delle scelte diverse a centrocampo, soprattutto, e magari sulle corsie esterne di difesa. Per quanto riguarda il turnover, ci può stare su qualche giocatore, su qualche scelta di qualche giocatore che potrebbe magari avere difficoltà a fare le tre gare. Per quanto riguarda il fatto, io ho anche bisogno di conoscere i giocatori, però non è in campo che deve fare una partita importante, questo è certo, quindi valuterò la condizione fisica di tutti e anche la tenuta, no, della partita di tutti, perché abbiamo dei giocatori che in questo momento non hanno 90 minuti, e quindi anche nella gestione di questi giocatori io devo essere molto attento. Per quanto riguarda il Napoli, non è un problema nell'affrontare la seconda partita dopo una partita di Coppa, perché hanno talmente tante soluzioni che non credo che rappresenti un problema questa gara, giocare dopo pochi giorni dal turno di Champions. Buonasera, del Napoli, sicuramente avrà visto il Napoli all'opera contro lo Shakhtar. Ecco, la sconfitta vi dà un po' più di fiducia, perché probabilmente ha riportato un po' anche con i piedi per terra stesso il Napoli, poi invece temo ulteriormente anche la voglia di riscatto dopo il passo falso. Chiaro che è una squadra che gioca a memoria, una squadra che ha dei giocatori che hanno utilizzato, che hanno trovato un filo conduttore che è sposato da tutti nel migliore dei modi, per qualità tecnica, per qualità proprio anche tattica di alcuni giocatori. Ma in questo momento noi dobbiamo guardare in casa nostra, cercare di trovare appunto
correttivi che ci possono permettere, oltre a fare delle buone partite, anche a trovare il risultato, che in questo momento è quello che ci sta mancando. Ma non ha certo minato la nostra fiducia, non ha certo minato la nostra voglia, non ha certo minato quello, il nostro lavoro settimanale. Questo sono stato convinto. Mi perdoni, torno un attimo sugli infortunati per fare il punto, perché forse non ho capito bene. Allora, Costa out, D'Alessandro, Iemmel e Ciciletti da valutare, Lazzaro, Venuti e Menusciai recuperabili, giusto? Sì. E questo è la valutazione. Sì, sì. Okay, assolutamente. Adesso, okay. Adesso volevo chiedere una cosa, tre gol sui quattro subiti li abbiamo, al di là che sono partiti da azioni diverse, però hanno dei comuni denominatori, le vie centrali, palle perse e ripartenza, cioè come ha detto lei abbiamo pochi difetti, accomuna la seconda rete della Sampdoria con le col Bologna e quella del Torino con, come dire, come difetti più o meno unici, facilmente da risolvere, o i problemi sono più ampi? No, i problemi non sono più ampi perché, ripeto, anche se in questo momento l'evento mi sembra che sia perso per tiri effettuati verso la porta e sesto per tiri dentro la porta, allo specchio della porta. Non abbiamo subito invece tanti tiri. Devo dire che il primo gol che prendiamo a difesa schierata è un gol evitabile. Io sono quelle situazioni che hanno poco di natura tattica e più di natura anche forse di mentale, no? Perché non c'erano le condizioni per prendere gol, però è successo, io non sono abituato a piangersi addosso, sappiamo che questa è una categoria che anche se fai la partita perfetta, direi fai la partita che devi fare, come abbiamo fatto noi, all'interno della categoria, all'interno dell'avversario ci sono dei giocatori che possono trovarti delle soluzioni inaspettate da fare in attiva, da tiro da lontano, ci dobbiamo abituare, questa è la Serie A. Quindi occorre quella grandissima attenzione sempre, in qualsiasi frangente. È chiaro che ora così avendo subito un gol nel tempo di recupero dove non è neppure il tempo, no, per reagire, è stato veramente duro, no? Anche perché veniva fuori una partita secondo me ben condotta, però questa fa parte del passato, ci serve solo per migliorare, per lavorare, per vedere dove stiamo sbagliando, però quello che ho detto alla squadra, questa è una squadra accesa, una squadra che gioca, una squadra che dà, una squadra che si sacrifica, una squadra che crea occasioni, è una squadra che subisce poco, quindi in questo momento non dobbiamo perdere questo filo conduttore, perché è quello che credendo ci porterà poi ai risultati. Sì, mister, sulle palle inattive, crede che quindi questa possa essere una soluzione per voi da affrontare contro il Napoli? E poi le chiedo se in vista di due partite molto impegnative contro Napoli e Roma ha avuto una sorta di assicurazione, di garanzia da parte della società sulla sua permanenza in campo? No, ma lasciate fare questi argomenti, non vive di questi, l'allenatore vive di lavoro, vive di attenzione al settimanale, al quotidiano, non vive di queste ombre, di questi specchi, sarebbe assurdo. Quindi io abbiamo provato delle palle native contro, perché oggi il lavoro era questo, come posizionarci, abbiamo fatto un ripasso, anche perché il mercato si è chiuso pochi giorni fa, alcuni giocatori con impegni nazionali sono arrivati a tre giorni, a due giorni dalla partita, non hanno ancora avuto il tempo per provare queste situazioni, e siccome già nei primi tre gare giocate la statistica ti dice che un terzo di gol viene assegnato su palla nativa, ho voluto fare un ripasso generale proprio anche per aiutare i nuovi a inserirsi in quello che sono il nostro atteggiamento sulle inattive difensive, sia laterali che dal calcio d'angolo che da posizione.
Mister, buonasera. Buonasera. Sento un po' la responsabilità della fiducia, in che senso? Cioè, sento la positività del pubblico che comunque ha fatto la video più a più riprese anche sui social, insomma, c'era la gente che è vicina a questa squadra, è vicina al suo lavoro e quant'altro. Guardate, io mi viene da sorridere perché abbiamo sempre l'abitudine di vedere sempre nei numeri, no? Il pubblico in questo momento ha visto, credo che l'applauso spontaneo che è avvenuto a fine gara non è indirizzato verso il risultato, perché chiaramente anche per noi era difficile rimanere in piedi, no? dopo quello che è successo, ma è stato un applauso spontaneo e quindi dato dal momento vissuto, dove poi il tempo passa e poi tutti i pensieri vengono inquinati da altre cose, ma lì in quel momento il pubblico ha visto una squadra che ha giocato, che ha dato, che ha corso, che avrebbe anche meritato. Non è avvenuto e noi siamo ritrovati a rimboccarci le maniche e ripartire. E quindi questo l'abbiamo fatto lo scorso anno, quando siamo andati in difficoltà, e poi sapete come è andata a finire e lo rifacciamo anche quest'anno, né più né meno. Quindi posso solo ringraziare eventualmente chi ha fiducia, ma non nell'allenatore, ha fiducia nell'evento, nella squadra, per quello che stiamo facendo. Poi è chiaro che a me fa piacere, ma io faccio parte della squadra. E un'altra cosa, lei già ha avuto modo di dirlo, però siamo ormai a 3 giorni da questa partita, che sicuramente per Marco Baroni non è normale, si ritorna a Napoli. Che cosa sono le sensazioni di tornare in quello stadio? Che cosa ha raccontato i suoi giocatori dell'ambiente che troveranno lì a fuori corso? Non ho bisogno di raccontarlo, perché è giusto che lo vivranno loro, lo vivranno come io ho vissuto i miei momenti, ma adesso sono da quest'altra parte. E il mio pensiero è solo esclusivamente rivolto all'evento, a quello che noi dobbiamo fare, nella consapevolezza che andiamo a affrontare una partita difficilissima, ma che può sembrare anche proibitiva, ma proprio all'interno di questo, all'interno del sostegno verso la squadra avversaria, attraverso proprio l'ambiente, il clima che troviamo lì dentro, c'è la bellezza di questo incontro. Quindi sappiamo che è un incontro comunque che ci tengono particolarmente tantissimo anche i nostri tifosi, e faremo di tutto per onorarlo. Un po' anticipato quasi la mia domanda, cioè nel senso la curiosità, perché lei quando andrà a Napoli, nella testa dei napoletani si usciterà bei ricordi, no? Se non altro quel gol contro la Lazio, così tanto tempo, lo scudetto, però lo scudetto insomma è sicuramente un ricordo importante. Lei invece cosa ricorda di bello di Napoli, del Napoli, dei napoletani? C'è un qualcosa, insomma, una curiosità? Ricordo chiaramente un'annata straordinaria, vissuta con dei compagni straordinari, che poi sono dei ricordi che rimangono indelebili. È uno scudetto vinto in una città particolare, una città che vive di calcio, e quindi è chiaro che quel ricordo rimarrà all'interno di ognuno che ha vissuto quei momenti straordinari, ecco, quindi è un ricordo straordinario. Però è chiaro che io in questo momento il mio pensiero lo stacco e devo andare all'interno di quel campo a cercare di fare qualcosa, un'impresa, perché poi alla fine quello che noi dobbiamo fare è andare a fare una bellissima partita, una partita tosta, gagliarda, una partita viva, una partita piena. Ecco, io voglio chiederò questo alla squadra. Ma c'è una differenza tra quel Napoli e questo Napoli qua? Oppure, ecco, è assurdo fare un paragone? Anche nel gioco, È cambiato tanto, il calcio, quando passa così tanto tempo è difficile fare dei paragoni. Adesso ci sono interpreti diversi, campioni diversi, c'è anche un valore tecnico, tattico completamente diverso, no? Quindi il calcio di prima era un calcio un po'
po' diverso nella, nella lettura, nella, c'erano dei grandi campioni che spesso facevano più delle giocate. Io credo che quello che è importante è che il Napoli sta costruendo qualcosa per poter vivere quei momenti. Lo dico da, da ex lontano, ma in questo momento la cosa che il mio pensiero unico è quello di andare a fare una partita. Sono, sono una partita che mi mette anche grande curiosità, ma più rivolta verso la mia squadra, perché lo sappiamo, è una partita difficile, ma proprio per questa difficoltà non dobbiamo tenere presente di tenere presente solo di quello che noi sappiamo far bene e portare dentro quello. Nella partita dobbiamo portare quello, non perdere le nostre certezze, perché sarebbe, sarebbe il passo più sbagliato quando specialmente vai a affrontare un avversario che invece di certezze ne ha tante. Quindi noi dobbiamo non perdere le nostre assolutamente in questo match. Poi facendo un paragone con quello di oggi, però sotto il profilo del pubblico, del tifo, la società è stata costretta a fare una richiesta di ulteriore scorta di biglietti, perché quelli che il Benevento si era visti assegnare questi tre ospiti sono soltanto 1.100 a fronte di una capienza che è il quadruplo praticamente. E ritiene giusto che quella che potrebbe essere una meravigliosa festa di sport, insomma, poi debba subire questo tipo di limitazioni? No, questo, questo no, ma questo no, perché proprio perché deve rappresentare una festa per entrambe le tifoserie, perché comunque riportiamo uno scudetto all'interno della regione, uno scudetto interno all'interno della regione, e quindi io credo che deve essere proprio vista come una festa sugli spalti. Poi noi in campo daremo battaglia, ci sarà battaglia, però nello spirito che sia noi che il Napoli interpretiamo. E quindi io mi auguro che i tifosi del Benevento possano avere tutti i biglietti che gli servono per venire alla partita, perché comunque so che è un pubblico sereno, composto, e verrà solo per vivere una giornata di grandissimo spettacolo. Comunque da ricordare e da ricordare.